Il ruolo dei gatti nell'antico Egitto e nel Medioevo. I gatti sono stati compagni umani per migliaia di anni, e il loro ruolo nella società è cambiato nel tempo. Nell'antico Egitto, i gatti erano considerati animali sacri e venerati come divinità. Nel Medioevo, invece, i gatti erano spesso associati al male e alla stregoneria. L'antico Egitto. I gatti furono introdotti in Egitto dall'Asia minore intorno al 4000 anno corrente. Si diffusero rapidamente in tutto il paese, dove furono apprezzati per la loro abilità nel cacciare topi e ratti, che erano un grave problema per l'agricoltura. I gatti erano così importanti per l'economia e la cultura egizia che furono venerati come divinità. La dea Bastè, che era rappresentata con la testa di gatto, era la dea della casa, della musica, della danza e della fertilità. I gatti erano anche considerati animali sacri perché si credeva che fossero in grado di proteggere i morti nell'aldilà. I gatti erano spesso mummificati dopo la morte e sepolti in tombe speciali. I ritrovamenti archeologici hanno rivelato che i gatti egizi erano di varie razze, tra cui i Mau, i Somali e i Siamesi. Il Medioevo: nel Medioevo, il ruolo dei gatti nella società cambiò radicalmente. La Chiesa cristiana, che aveva assunto il controllo dell'Europa, iniziò a demonizzare tutto ciò che era associato al paganesimo, compresi i gatti. I gatti erano spesso associati alle streghe, che erano considerate eretiche e pericolose. Si credeva che le streghe usassero i gatti per i loro rituali magici e che i gatti stessi fossero in grado di trasformarsi in streghe. A causa di queste credenze, i gatti furono spesso perseguitati e uccisi nel Medioevo. In alcune parti d'Europa, era persino illegale possedere un gatto. Conclusione. Il ruolo dei gatti nella società è cambiato nel tempo, ma questi animali hanno sempre avuto un ruolo importante nella vita umana. Nell'antico Egitto, i gatti erano considerati animali sacri e venerati come divinità. Nel Medioevo, invece, i gatti erano spesso associati al male e alla stregoneria. Nonostante le persecuzioni subite nel Medioevo, i gatti sono sopravvissuti e sono oggi uno degli animali domestici più popolari al mondo.